mi segue su Instagram già lo sa, non è un periodo semplice per me, ci sono un po' di problemi insomma che mi attanagliano e tutto sommato mi mancavate tanto, mi mancava l'attività sul canale e ho tantissime collaborazioni arretrate da mostrarvi e quindi sono contenta.
silenziosi, carini nel caso degli orecchini. Vi mostro infine i due capi che vedrete in questo video, ripeto, i blazer, che sono tanti, li vedrete nel prossimo video. Fatemi sapere se vi piacerebbe un video outfit con questi blazer. Non garantisco nulla, però mi piacerebbe fare un video diverso, ecco, improntato sulla moda, sugli outfit, approfittando di questa collaborazione. Capo che ho scelto, anzi sono due camicie. La prima è questa. È questa qui, bellissima. Celestino molto tenue, tutta traforata, effetto Pizzo San Gallo. Ha le maniche a sbuffo con l'elastico qui. Un'apertura abbastanza ampia sul collo e poi una serie di bottoncini tono su tono ed è tutta traforata. Vi faccio leggere anche la composizione, cioè ve la leggo io perché farla leggere a voi sarebbe difficile. È 35% cotone e 65% poliestere. Pensavo fosse tutto casual. Allora, a parte il colore che è un viola, è un po' più carico di come lo vedete voi, è un bel viola, non troppo scuro, è un viola medio, e la camicia in sé ha un taglio molto classico, quindi vedete i polsini, il colletto, i bottoni, però è di questo tessuto che sembra un mistolino, che ha una trama quasi stropicciata, quadrettata. Vediamo di cosa è fatto, ma credo sia sintetica, vediamo. Ah no, anche questa è 35% cotone, 65% poliestere. Questa la adoro, l'ho già indossata, è bellissima anche aperta con un top bianco sotto, è bella nelle sere d'estate con gli shorts di jeans, è bella con un bianco, una sneaker, veramente si può usare in tanti modi. Anche questa ha una vestibilità abbondante, pur essendo una M, e dietro ha quel suo spacchettino, qua dietro quello spacchettino tipico delle camicie col taglio un po' classico. Stupenda. Adesso vi saluto, oggi è venerdì.